Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi secondo tutorial con Beebeecraft. In realtà è un video veramente semplicissimo, ma innanzitutto vi chiedo scusa se sentite un sottofondo della televisione, ma ho mio figlio che non sta tanto bene e quindi si è messo di là in sala a guardare un po' di TV per distrarsi. E poi la seconda cosa che vi volevo dire era che appunto oggi faremo questo secondo video in collaborazione con Beebeecraft, che vi invito a conoscere meglio andando sul loro sito, anche perché Beebeecraft dà la possibilità di ricevere materiale gratuito a tutti coloro che hanno un canale con almeno 100 iscritti. E per fare quella richiesta per ricevere il materiale gratuito è veramente molto semplice, perché basta andare sul loro sito, compilare il form che è presente e Beebeecraft vi risponderà veramente nel giro di pochissimo tempo. Oggi vi mostrerò come ho realizzato, ma è più stato un passatempo per passare un po' di tempo con voi, perché è veramente banale e molto semplice la realizzazione di questo accessorio un po' particolare, me ne rendo conto, quindi magari a molti di voi potrà anche non piacere. Non è una cosa, diciamo, sobria, cioè è una cosa che si fa notare, ecco, ed è il baciamano. Io l'avevo già realizzato lo scorso anno, diverso ovviamente da questo, è appunto, ripeto, veramente particolare, non è un accessorio che si usa tutti i giorni, non è detto che piaccia, però mi era venuto in mente di usare i cuoricini che Beebeecraft mi ha inviato e non lo so perché mi è venuto in mente di realizzare questo. Vedrete il materiale anche nel video che vi lascerò tra poco. Comunque è semplicissimo, perché basta utilizzare un pezzo di catena, delle decorazioni, in questo caso ho appunto utilizzato i cuoricini di vetro ricevuti da Beebeecraft e ho utilizzato anche una base di un anello con un anellino, in modo tale da agganciarci appunto il cuoricino questo di vetro. Non vi rubo altro tempo, vi lascio al video e vi mando un bacio. Ciao, alla prossima!